mercato del lavoro in America si sta riprendendo dopo 5-6 anni di recessione molto penosa e molto dolorosa. Ma non tutte le parti dell'America si stanno riprendendo con la stessa velocità. Una buona parte del mercato del lavoro americano è ancora debole, anemico. La crescita occupazionale, la crescita dei salari è debole in molte parti del paese. Però ci sono alcune aree di eccellenza in cui la crescita occupazionale è forte, i salari stanno crescendo. Sono aree come l'area di San Francisco, di San José, Seattle, Boston, Austin. In tutte queste città ci sono due fattori in comune che sono all'origine di questa prosperità. Primo, ci sono tantissimi lavoratori con alto livello di scolarità. Per esempio, il 40% della forza lavoro in queste città ha il college o il master degree. Secondo, c'è un alto tasso di penetrazione nel settore dell'innovazione, che sia high tech, che sia ricerca farmaceutica, che sia biotech, che siano parti avanzate del settore manifatturiero. Tutte queste città attirano lavoratori e datori di lavoro nei settori più innovativi e questo beneficia le loro economie locali.